presenti 1200 provenienti da tutta Italia al Teatro delle Muse di Ancona per assistere all'evento 21 minuti Avantgarde, organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti in collaborazione con UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. «Siamo qui per fare palestra con la mente e con il cuore», ha detto Patrizio Paoletti, presidente della Fondazione e ideatore dell'evento nato per offrire al pubblico la possibilità di ascoltare la testimonianza di persone che hanno saputo realizzare un'impresa di successo nel segno della sostenibilità in campo ambientale, ma anche e soprattutto sociale. «Responsabilità è la parola chiave di questa giornata», ha concluso Paoletti, «perché ogni uomo, attraverso il suo esempio, può e deve diventare un educatore». Un evento benefico con cui la Fondazione Paoletti, ente di ricerca in campo neuroscientifico, specializzata in interventi educativi e di supporto psicopedagogico, soprattutto in contesti di emergenza, ha dato modo anche di sostenere i progetti per le comunità colpite dal sisma in centro Italia. Per raccontarsi in 21 minuti, tempo medio di massima concentrazione di una persona, si sono succeduti sul palco 8 protagonisti italiani del cambiamento in diversi campi, dall'imprenditoria alla scienza, dall'economia al terzo settore. 8 menti eccellenti che hanno condiviso col pubblico la propria storia, raccontando intuizioni, valori e strumenti che hanno guidato la propria impresa, determinandone il successo. Sogni che non solo si sono concretizzati, ma da piccoli e locali sono spesso diventati grandi ed internazionali, sempre nel rispetto dell'ambiente e del contesto sociale di riferimento. Tra loro, i marchigiani Stelvio Lorenzetti, AD di Eco, tra le più importanti aziende del panorama degli strumenti musicali, Giovanni Clementoni, AD della Clementoni, azienda leader nella produzione di giocattoli, in grado di fondere gioco e didattica. Laura Gabrielli, vicepresidente del gruppo Gabrielli e punto di riferimento per la grande distribuzione in centro Italia. Sul palco anche il giovane Valentino Magliaro, scelto a soli 25 anni dalla Obama Foundation per rappresentare l'Italia nel primo summit dei civic leader a Chicago, Marco Astorri, padre di Miner, la plastica in grado di biodegradarsi in 40 giorni creata con gli scarti degli zuccherifici, Pina Mengano Amarelli, pluripremiata imprenditrice che ha trasformato l'antica e rinomata azienda di famiglia Amarelli in un'eccellenza del food made in Italy, Alberto Sinigaglia, presidente di Fondazione Progetto Arca Onlus, che nell'ultimo anno ha assistito 80.000 persone senza dimora, distribuendo oltre 2 milioni di pasti e offrendo più di 600.000 notti al riparo.